Di nuovo online, di nuovo in diretta praticamente con il giro di lancio della finalissima gara 2 qui al PFI Karting. Gara 2 della KF3, qui in commento con noi ancora una volta, purtroppo per voi, per me, per Gabrio, per coloro i quali dovranno ascoltarlo, Stefano Cucco. Ciao Stefano. Ciao a tutti. Ti preghiamo, visto che ci sono arrivate delle lamentele, se possibile, se puoi evitare di dire bestemmie, parolacce, dire le parole figa. Perché comunque quindi non devo dire figa? No, non devi dire figa, per favore, durante tutta la cronaca, perché niente figa, okay. Niente figa, perché comunque abbiamo capito che il tuo unico pensiero, no, no, il tuo unico pensiero ormai è qualunque cosa, Gabriel, qualunque cosa accada. Cioè, anche se diciamo sasso, erba, qualsiasi cosa. Ah, come la figa? No, sasso, ho detto sasso, cosa ridi? È la verità. È chiaro che tu ormai abbia un solo pensiero, anzi non due. È vero, mamma. Il secondo è il karting. Il primo è quella roba là. Va bene, battute a parte, stemperiamo un po' la tensione, si toccano già Boccolacci e Codrici, però Boccolacci giustamente dice sorry. For party rock. No, guarda, io non ce la faccio più, dobbiamo per forza tenerlo qua. Io, il bello che sono anche andato a chiamarlo sotto la tenda, pensate voi quanto sono stronzo. Va bene, George Russell, leader della classifica, vincitore della finale 1, che parte in pole position, quindi al suo fianco Dorian Boccolacci, a seguire vediamo Martin Kodrič e poi Luchino Corberi sicuramente alle spalle di questi due, con lasciami dire chi potrebbe essere quell'altro. Palou, Felice Tiene magari nella gara dopo. Palou, che è anche lui in lotta per il campionato, è da decidere se ci sarà questo scarto o non uno scarto del risultato, questo noi non ve lo sappiamo dire. Fatto sta che arrivano sul rettilineo di partenza e arrivo, si muove ovviamente bene George Russell, sospinto anche da Martin Kodrič, terzo Boccolacci, poi credo Connor Japp, potrebbe essere Connor Japp, ma non si è visto molto bene. Ma tu lo stai guardando semplicemente. Puoi guardare la gara per un istante? Va bene. Connor Japp, credo, poi il buon Luchino Corberi con Boccolacci che chiude la porta, mentre Kodrič ha già passato Russell, che quindi in seconda posizione. Barkley, che deve proteggersi dal pilota della Ninar, all'attacco arriva Piccini. Calumaglio, Aylot è già a ridosso nella prima metà della classifica. Attardati, Mazepin sotto i nostri occhi e Cunati invece. Ultimo e penultimo, purtroppo anche l'italiano che non ha vissuto un weekend facile nonostante andasse molto veloce. Kodrič ancora in prima posizione, seconda posizione per George Russell, dicevamo, terza Boccolacci che sente la pressione di, credo, Connor Japp, mi viene da dire, un pilota senza collo, credo che sia proprio Connor Japp. Piccolino. Senza collo, diciamolo, mentre, scusate, Carbeli urta violentemente e rischia di mettere fuori gioco Luchino Corberi, uno dei più veloci nella manche precedente. Intanto Piccini ne esce un po' trionfante da questa situazione. Casino, come se fossimo a Melegnano il 15 di agosto, con Aylot che cerca spazio all'interno ma nulla da fare, forse sì, si tocca con il pilota della Birrell che ben aveva fatto il francese nella prefinale, finiscono fuori, peccato, quindi il portacolori Birrell con motore TM che esce fuori gara dopo una manche vissuta al vertice in gara 1 appunto. Russell intanto in prima posizione avanti a Kodrič e Dorian Boccolacci, chiaramente Russell cerca di chiudere i conti senza facendo a meno di scarti e contro scarti, mentre Kodrič esce davanti dopo il ponticello, vediamo se Russell prova l'attacco o no, forse più un'azione di difesa, anche se due si toccano, quindi uscito molto rapido. Intanto Japp arriva a urtare Russell, si porta in terza posizione ai danni di
Boccolacci che adesso ha il duo Cosmic, bello vedere insieme due italiani nella fattispecie. Vediamo Corberi e Piccini, mentre Boccolacci supera Giapp e si riporta in terza piazza. Kodrić sempre primo, si avvantaggiano forse di qualche metro i primi due in questo tafferuglio generale che coinvolge il terzo, il quarto, il quinto e il sesto. Quindi Boccolacci, Connor Giapp, Luchino Corberi e l'Alessio Piccini, che è anche lui lì al vertice con i più veloci. Quindi bene, due italiani là davanti, per il piacere degli italiani. Per il commento adesso in inglese, in lingua inglese, Stefano Cucco. C'è un'interferenza. Purtroppo non prende bene il microfono nel momento del commento in inglese. Piccini e Corberi vicini l'uno all'altro, però rimangono invariate le posizioni al momento, con appunto Kodrić questa volta là davanti, poi Russell, quindi lì davanti si scambiano spesso e volentieri le posizioni. Boccolacci ne approfitta e ritorna sul duo che sta, diciamo, guidando la gara. Connor Giapp più distante, poi Luchino Corberi che deve ritrovare la concentrazione, la velocità per appunto riportarsi a ridosso di Connor Giapp e tentare almeno la scalata, la classifica, per cercare quel risultato che potrebbe cambiargli la giornata, non certo la classifica nell'europeo. Russell dentro, primo. Russell dentro e su Boccolacci. Ah no, non ce la fa. Anche perché Kodrić si difende bene, chiude bene la porta in faccia a Boccolacci in questo parapiglia generale. Chiaramente di questo parapiglia generale si avvantaggiano i piloti che seguono, ovvero Giapp, Corberi e Piccini. Piccini che forse un filino più attardato e tra poco finirà nelle grinfie, credo, di Aylot. Non vorrei sbagliarmi, alle spalle di Piccini. Prova tu a vedere. No, non mi sembra, Calum. Adesso ti è dirò. È Stroll. Potrebbe essere, sì. Lance Stroll, signori. Lance Stroll, credo proprio lui. No. E chi è, scusami, allora? Uno Zanardi. Mazepin. Florescu. Piccini superato da Florescu proprio in questo momento. Arriva anche Aylot come previsione, che supera Carbeli e si porta appunto a ridosso di Piccini, l'inglesino che aveva avuto una gara 1 assolutamente no. Lo vediamo finalmente in forma in questa gara 2. Intanto là davanti George Russell è ancora alle spalle del buon Kodrić in terza posizione. C'è un doppiato, penso, davanti. Ah no, è Russell che è passato, incredibile. Russell è passato e ha preso anche metri, mentre noi eravamo distratti a vedere la bagarre alle spalle dei primi. Russell a modo suo, Forza Racing, il suo team, è passato in testa e ha dato metri a tutto e a tutti. Quindi Russell, Kodrić, Boccolacci, Connor Giapp pronto al sorpasso ma non ancora, e poi Luchino Corberi a seguire, Florescu, Calum Aylot, Carbeli, Piccini. Questa un po' la classifica, con Palou più in difficoltà. Ricordiamolo però, i piloti sono sempre tutti molto vicini, molto uniti come tempi, difficile fare la differenza. Infatti va premiato ancora di più il risultato forse che sta raccogliendo in questa fase di gara George Russell, che prega in tutte le maniere che tu non vada a investire il tuo solito euro su di lui. Perché lo vogliamo dire, hai scommesso in precedenza. Dai, dillo. Allora, hai scommesso su Aylot, che è uscito, e poi su Olsen. Io ti dico, se porti sfiga, attenzione, all'interno è Connor Giapp, finalmente Luchino Corberi rompe gli indugi. C'è anche Ilio che sta provando. Ci prova, nulla da fare per il momento, intanto Kodrić e Boccolacci, uno di fianco all'altro. Boccolacci deve desistere, scusate,
e rimane in terza posizione, di nuovo chiude la porta in faccia a Boccolacci e se ne avvantaggia di tutto questo Corberi, che ormai è nella coda del francese. Kodrić, dicevamo, chiude la porta in faccia a Boccolacci. Ci eravamo mangiati il soggetto della frase. Giù per il dritto con Russell, ormai distantissimo per tutti, in solitaria, fa gara a sé, fa gara in KF2 Russell praticamente, tanto avanti rispetto agli altri. Seguono appunto Kodrić all'interno, secondo me all'interno, Luquino Corberi all'interno di Boccolacci, attenzione, Bordello esce davanti a tutti, Luquino Corberi in seconda posizione, manca Elliott ma manca soprattutto Boccolacci. Boccolacci che è attardato, ha perso terreno insieme a Kodrić, signori, attenzione, quindi due protagonisti, Kodrić e Boccolacci, secondo e terzo, che perdono praticamente diverse posizioni a favore di Luchino Corberi, che sale in seconda posizione, quindi sul secondo gradino del podio, e Florescu. Che gara! Non dimentichiamoci anche di Russell, che ora ha un rettilineo di vantaggio. Russell assolutamente lì al comando, mentre passano per il piacere Royal Force, per il piacere dei creduloni come te, Stefano, passano sopra il circuito. 12 aerei l'aveva fatto anche Praga a Lonato, se ti ricordi, vabbè, qui l'ha fatto invece il governo inglese. Sta di fatto, dicevamo, situazione ribaltata con il buon Luchino Corberi, che viene catapultato in seconda posizione, raggiunge forse il massimo risultato che si poteva aspettare quest'oggi l'italiano, visto che era fuori dai giochi per il campionato. Prima posizione per George Russell, dicevamo, e poi grande prestazione per il pilota rumeno Florescu in terza piazza, che continua a scannare bello bello e cerca di guadagnare chiaramente sul nostro Luca Corberi, e noi lo teniamo a debita distanza perché chiaramente facciamo in maniera proprio quasi sconveniente, in maniera brutta, il tifo per l'italiano. Devo tirare fuori un euro? No, non tirare fuori un euro, tienilo in tasca. Non tirare fuori un euro, che è peggio di una pistola il tuo euro. Poi Connor Japp, se non vado a dire cazzate, Kodrić e un altro pilota. No, non è Connor Japp. Chi è il 209? Prova a risalire, chi potrebbe essere il 209? Quello è Ener. L'Energy? Non sai veramente un cazzo. Ma perché io ti ho portato? Perché? Aspetta. Perché ti ho portato? Perché ti ho portato? Connor Japp. Allora, cerchiamo di ricostruire la classifica, perché a casa si sono già sparati nelle tempie, in bocca, ovunque, perché pur di non sentirci. Dicevamo Russell, Luchino Corberi e Florescu, e va bene. Poi il 209 Connor Japp. Chi è il 250 allora? Il 200... Non lo sai. Ferrucci Santino. Santino Ferrucci, che partiva da dietro. Ma guarda, è già dietro notare... a Kodrić. E dietro... far notare la rimonta di Palou, che dopo... Ma che rimonta? Delle... Era là, era... No, nei primi giri aveva perso circa 10 posizioni. Ora ma ce ne sei inventato. Che cazzo? Occhio Palou all'interno di Ferrucci! E tocca anche Kodrić, si infila, passa probabilmente lo spagnolo di rabbia, ci prova a tenere le mani su quel titolo che ormai gli sta sfuggendo in favore ovviamente di George Russell. Che grinta, che cattiveria, forse al limite Piccini fuori, Piccini è uscito, Piccini largo fuori, perde terreno, cerca di rimettere giù il piede ma ha perso troppe posizioni. Quindi classifica con Russell, George Russell, dai. Prima posizione, seconda posizione per Luchino Corberi, terza posizione per Florescu, a seguire Connor Japp, Kodrić che si è ripreso una piazza se non vedo male, e poi Palou, quindi evidentemente lì in fondo Kodrić ha deciso intanto sull'erba clamorosamente un pilota. Bagar per Boccolacci. Boccolacci in bagar piena qui sotto, scusami se ti distrago, ma sta succedendo di tutto alle spalle dei primi in posizione, diciamo settima, ottava, nona più o meno, decima, ti dico anche la decima, sta succedendo veramente di tutto, diventano maneschi i piloti.
Mentre per quanto riguarda i primissimi non cambia nulla, come vedete equidistanti ormai, non c'è nulla da fare. Connor Giappa in quarta posizione, sereno e tranquillo. Un bel duello invece tra Palou e Kodrić, con Kodrić FA Kart là davanti, il kart azzurro multicolore, rosso, giallo, una cozzaglia di colori. Arrivano di nuovo sul ponte, escono dal ponte, manda a quel paese Palou, Kodrić, Ferrucci all'esterno, i due scenderanno sicuramente ferri corti tra poco. Bussatina di Ferrucci su Palou, che viene allargato clamorosamente. Chissà cosa pensa adesso Kodrić, probabilmente penserà che è stato Palou a buttar fuori. Lo scopriremo. Kodrić alla prima staccata, vediamo se Kodrić si dimentica di usare i freni. Chiaramente diciamo che non ha mangiato la foglia, invece Kodrić mangia la foglia, capisce che è stato Ferrucci a fare una vera e propria puttanata, diciamolo, perché bisogna chiamarle col loro nome certe azioni, è stata una puttanata e ha fatto guadagnare terreno all'Ase. Mi vai a vedere l'Ase che partiva indietrissimo, te lo dico io, era indietrissimo secondo me, ti dico il numero, guarda un po', il 205, guida come un cinghiale veramente. Moileno era in prefinale 27esimo partiva, cioè in gara 1 partiva 27esimo e adesso è lì davanti a tirare sportellate a destra manca, se la prende anche con Kodrić in questo momento, mentre Palou se ne è già disfatto e adesso va alla caccia di Ferrucci, perché poi alla fine non c'è un posto sul podio, ragazzi. Mentre vince George Russell sotto i nostri occhi e sotto la bandiera a scacchi davanti a Corberi, Florescu, Giap, vediamo come se la cava Ferrucci che arriva davanti a Palou che probabilmente gli tirerà una tuonata, poi appunto il pilota dall'Ase, Boccolace e Kodrić. Questa è la classifica con quello che possiamo incoronare, non noi ma chiaramente la pista, quello che è il nuovo e campione europeo George Russell, che vince per il secondo anno consecutivo il titolo continentale.